La Ferrari può vincere il Mondiale 2022? Sono tante le parole contrastanti, sono tante le dichiarazioni calde, i pianeti sembrano essersi allineati. Adesso è tempo di tornare fissi sul podio. Secondo Tonio quindi, la Ferrari ha tutte le carte in regola per poter lottare per il Mondiale. Non vi dirò dove piazzerò i due piloti Ferrari, lo dirò nel 10° episodio della Winter Break. Questo è il terzo, però vorrei partire dalle parole nel team radio di Leclerc nell'ultima gara della stagione 2021. Più che altro è molto importante la risposta di Binotto su Leclerc. No, P7 in the championship, I guess. Yes, P7 championship. Ah. And thanks for everything, guys, for this year. It's not been my greatest this year, but I'll make sure I come back stronger next year and we put everything together. And hopefully for better positions. And yeah, thanks for the hard work all season. Thank you very much. È proprio così, Charles, l'hai detta giusta. L'anno prossimo vedrai che ci divertiremo di più. E anche tu hai fatto una bella stagione. Sei stato anche sfortunato. Comunque sì, ciao, io sono Tonio. Vedrai che l'anno prossimo ci divertiremo. Tra l'altro la Formula 1 non ha messo vedrai nel testo, un po' a tutelare la Ferrari. Ok, magari si sono soltanto sbagliati e basta. Comunque, quelle non sono parole che hai detto soltanto a Charles Leclerc, ma sono parole che hanno ascoltato tutto il mondo. E non è la prima volta che durante la stagione hai dichiarato cose importanti. Però facciamo che ormai sono passati mesi, soffermiamoci soltanto sulle ultime parole spese. Questo team radio parla chiaro, però a Sky hai dichiarato più volte che come Ferrari l'obiettivo è sempre vincere. Beh, parole di circostanza, ci sta che lo dici, però il 24 dicembre, tra l'altro alla vigilia di Natale, le parole dichiarate da Mattia Binotto sono importanti, perché il 2020 e il 2021 ci hanno insegnato la fatica di non poter competere per le posizioni migliori. Questi due anni ci hanno insegnato la fatica di che cosa anche significa non poter competere per le posizioni migliori. Scusatemi, ma non si sta alludendo al fatto che quindi il 2022 sarà un anno migliore? E allora procediamo per step. Io, Tonio, supporter della scuderia Ferrari, che si fida del team principal Mattia Binotto anche dopo il 2020, una piccola aspettativa me la faccio. Semplicemente procediamo per ragionamenti logici. Se il 2022 sarà un anno migliore, significa essere almeno secondi nella classifica costruttori. Semplice. Hai migliorato quello che è il tuo piazzamento in classifica costruttori. Non l'hai eguagliato. L'hai migliorato, giusto? Perfetto. E se sei arrivato almeno secondo nella classifica costruttori, vuol dire che hai i tuoi due piloti in terza e quarta posizione. Sei spesso dentro la top 4. O no? Se sei dentro la top 4 significa automaticamente che hai sempre un pilota fisso sul podio. Ragazzi, se hai sempre un pilota fisso sul podio, molto probabilmente lotti per il mondiale. Le parole ci dicono quindi che all'interno del team Ferrari si respira un'aria positiva. Tralasciamo però le dichiarazioni, vediamo un po' se ci sono realmente i presupposti, se ci sono delle basi concrete per cui ciò possa accadere. Ci sono delle tesi a supporto del fatto che la Ferrari può lottare o anche vincere il mondiale 2022? Sì, prima su tutte, da dichiarazioni di Binotto, la vettura del 2021 non è mai stata sviluppata concretamente. Adesso, anche qui, attenti a interpretare bene le sue parole. Perché? Cosa vuol dire non aver sviluppato la vettura? Mettiamo in gioco vari esempi. Nel 2020 la Ferrari parte molto molto male e per reagire a una situazione drastica, la vettura portata in pista il primo giorno alla prima gara non era di certo uguale a quella portata all'ultima gara. E non sto parlando del setup di pista, sto parlando proprio della consistenza. Si lavorava, anche se limitati dal regolamento poiché la stagione era appena iniziata, per migliorare il più possibile la vettura e reagire dalla 18ª posizione. Esempio però troppo vecchio, 2020, perfetto. 2021, analizziamo la vettura di Hamilton. La Mercedes portata alla prima gara di questa stagione, che ormai si è conclusa, era di certo molto diversa a quella portata all'ultima gara ad Abu Dhabi, perché bisognava reagire a un Verstappen molto competitivo, che poteva rompere seriamente le scatole per il mondiale. E infatti così è stato. Bisognava ricucire quel gap dalla Red Bull e perché no portarsi anche sopra. Cosa che è realmente avvenuta, perché le ultime 4 gare
con l'ultimo motore la Mercedes ha fatto paura. Lo stesso ovviamente vale per Red Bull, perché c'è stato un secondo dove Verstappen aveva un gap enorme dal britannico. E quindi cosa si intende con la Ferrari non ha sviluppato la vettura? Che si è goduta di una certa tranquillità e si sono presentati in griglia di partenza con quel prototipo di macchina, per poi arrivare all'ultima gara con sempre quella macchina. Non che non se la son cagata di striscio e hanno soltanto cambiato setup e cose del genere, non sto dicendo questo, ma piccole migliorie che non hanno inciso a livello drastico sulle performance, un pochino sì, però la Ferrari nelle ultime gare ha perso circa 4 decimi dai primi 4 nel mondiale, che sono i due Mercedes e Red Bull. Non è un problema però se rimani terzo, questo è il punto. E diciamo la verità, qui dobbiamo ringraziare Ricciardo, perché se la Ferrari è rimasta terza nel campionato costruttori è perché la performance di Daniel Ricciardo, pilota McLaren, non è che poi sia stata così eclatante. Ed è per questo che si dice che la Ferrari non ha sviluppato la macchina e quindi ha potuto concentrare tutte le sue forze sulla monoposto 2022, avendo quindi a disposizione più di un anno, a differenza dei concorrenti che hanno dovuto lavorare parallelamente. Perché da qui a dire che la Mercedes se la Red Bull non hanno lavorato alla vettura 2022 ce ne passa. E quindi in una situazione dove Hamilton si mostra pseudo depresso, in una situazione dove Mercedes e Red Bull hanno meno tempo della Ferrari o della McLaren per sviluppare l'auto, io esterno vedo che i pianeti sono allineati, ed è per questo che a inizio video ho detto ci sono tutti i presupposti per poter vincere il mondiale. Inoltre il parco piloti della Ferrari non è così male, anzi io li reputo forse a livello di forza non i più forti, perché Hamilton Russell forse è il team più forte a livello di singoli piloti. Russell non mi sembra poi così tanto diverso da Leclerc, e Hamilton è sicuramente più forte di Sainz. Mischiamo, Hamilton è sicuramente più forte di Leclerc e Russell non me la sento di paragonarlo a Sainz. Parco piloti, la Ferrari parte poco sotto alla Mercedes, mentre Perez lo reputo un pelo sotto tutti quanti. È Verstappen che fa la differenza. E quindi, se i piloti ci sono, se la Ferrari c'è, Binotto pure, e le condizioni ci sono ormai troppi anni che non si vince nulla, La Ferrari quindi deve prendere d'assalto al titolo. Riuscirci non è facile, non è un obbligo, ma provarci deve esserlo. Per questo il titolo, per questo la Ferrari può farlo. Poi se va tutto a puttane, ragazzi, io oggi ho fatto soltanto ragionamenti logici. E quindi ditemi la vostra nei commenti, sono molto curioso, ho a cuore questo argomento, leggerò tutti. Iscrivetevi, lasciate un like, commentino e seguitemi sui social. Trovate tutti quanti i link in descrizione. Da Tonio è tutto, passo e chiudo.